Buonasera, sono Valentina, come posso aiutarla? Valentina e Diego vivono a Pila, un comune in provincia di Perugia. Hanno 3 figlie. Lei è addetta al call center di un grossista farmaceutico, lavora part-time e oggi è in smart working. E lui è un operaio metalmeccanico. Il mio stipendio da 20 anni è rimasto immutato, poi sono sempre un quinto livello e guadagno sui 1000 euro al mese. Svolgo il lavoro a tempo pieno e guadagno intorno ai 1400-1500 euro. Facendo i conti della serva sono sui 2400 euro e con questi dobbiamo comunque fronteggiare tutte le spese, mutuo, bollette, assicurazioni, auto, imprevisti vari ce ne sono. Elenina sta preparando le patate. Oggi siamo andati al super e come al solito è stato abbastanza drammatico al momento di pagare, perché pannolini per la piccola, una crema e ecco, la cena di stasera abbiamo pagato 40 euro. Si mangia sempre colazione, pranzo, merenda e cena e quindi nell'insieme è pesante, insomma grava molto anche questo come spesa sulle famiglie. Se non trovi le offerte, cioè è schizzato, ma quasi tutto raddoppiato. E quindi adesso quando uno va a fare la spesa, più che mai se riesce ad organizzarsi, è bene che sa che lì c'è quell'offerta e quindi ho le aiutanti, ingaggio le figlie, andiamo a fare la mega spesa e così siamo anche insomma a posto per un po'. Bisogna rinunciare a fare cose, diciamo, extra. Se prima ci concedevamo qualche volta dei viaggi, attualmente, ecco, giusto le vacanze estive, le ferie estive. Da lontano 2007 che non rimetto gli sci, ce l'ho in garage. Prima o poi riusciremo a rimetterli, tanto ormai non cresco più e scarponi e sci, prima o poi. Rimetteremo.